sonorità anche rilassate, tranquillizzanti, molto sognanti, quasi da Ninna Nanna, quelle che vengono fuori da questa Bosque, sempre tirata fuori da Isdiri Misti Cynic, l'album di debutto ufficiale per Penti H. Marco Porcelli, ospite del nostro My Radio Space, nostro vostro My Radio Spacebook di Radiazioni Energy questa notte e questo ciccioriccio. Siamo quasi addirittura d'arrivo, ancora qualche parola da scambiare con il nostro Marco e poi ascolteremo l'ultimo estratto da questo Isdiri Misti Cynic. Ci sono altri progetti in caldo nell'immediato futuro di Penti, oltre ai video che stai preparando per altri brani tirati fuori dall'album? Allora, imminente la realizzazione di un clip per Bosque, proprio questo brano qua, vorrebbe essere una sorta di istantanee, di panorami naturalistici, passando magari che vorrebbero magari far notare il passaggio dalla stagione invernale alla stagione primaverile, almeno questa è l'idea che si vorrebbe dare per questo clip, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. E poi le prime prove con la band, vediamo un po' se riusciamo a mettere su questo live di Penti. E poi aspetto che in estate si torni a fare cinema e aspetto tante richieste per la realizzazione di colonne sonore. È prevedibile un live in tempi brevi per il tuo progetto? La verità, spero entro un mese di fare qualcosa, nel senso di aver pronto almeno un set di mezz'ora, vediamo, da proporre con vediamo. Una band al completo, anche perché sono state diverse occasioni che ho rifiutato, quindi mi dispiace un po', anche perché non so che cosa potrebbe venirne fuori. Allora è brutto chiudere le porte, lasciamole aperte e vediamo chi entra. Perfetto. A questo punto mi corre l'obbligo, Marco, di chiederti se hai dei saluti, dei ringraziamenti particolari da fare o dei messaggi da rilasciare o da rilanciare chi ascolta Ciccioriccio, in particolare chi segue fedelmente Radiazioni. Ma rilassatevi, andate su penti.it e lasciate scorrere le tracce una dopo l'altra, guardatevi il vostro film preferito che avete nella testa. E con la colonna sonora di Penti il gioco sarà molto molto facile, devo dire. Grazie allora Marco, grazie a voi, per essere intervenuto, per questo grandiosi, tuo contributo. Posso dirlo? Dillo. Non siete grandiosi, cioè. Oltre che confondermi non puoi fare altro. Cioè. Anche perché è da un bel po' che ci conosciamo e nella strada da Trani a qui ho rivisto un po', attraverso magari la mia musica, la storia, cioè, di quello che è stato dal primo incontro radioattivo dei Gardeni nel 2005 ad oggi, che siamo nel 2013. Mamma mia, il tempo fugge. Sono tanti bei ricordi che si affollano nella mente e al quale andiamo ad aggiungere sicuramente anche questo tuo progetto da solista, che si presenta davvero in una veste grafica molto molto bella, ma anche con dei suoni strumentali, anche delle composizioni che sicuramente lasceranno una traccia, ne sono sicuro, Marco. Grazie a te. E andiamo dunque a concludere questo incontro con la traccia di chiusura dello stesso Isdiri Misti Cynic, Across the Sea, l'unico brano che ha un titolo che in qualche modo ha un senso compiuto, perché gli altri titoli non sono riconducibili a nulla di foneticamente intellegibile, voglio dire così, correggimi se sbaglio. Sì, ha un senso compiuto, non mi chiederai di spiegare il testo stavolta. No, assolutamente. Però ognuno si perde nel suo mare, anche perché la copertina proprio ci ritrae, è un'istantanea di un personaggio femminile, cioè in questo caso, che è a galla e galleggia nel suo mare. Quindi Across the Sea forse chiude il cerchio. Quindi perdetevi
nel vostro mare. E noi chiudiamo con questa la nostra trasmissione. Marco Porcelli, ovvero Penti, da Isdiri Misti Sini, con questa Across the Sea. Don't leave me now, I'm crossing the sea.